sponsor principale per queste manifestazioni, è la prima di una serie che abbiamo qui dalle mani, magari ci rivedremo anche in altre occasioni. Dal Lazio andiamo in Toscana, dicevamo una partecipazione interregionale, complessivamente sono coinvolti oltre 500 atleti e arrivano da 17 regioni, un dato importantissimo per questo weekend dedicato al mondo giovanile. Firma lei, Giulia Coppi, team NPN. Voi, provincia di Padova, diretta da Mauro Orlandi, dalla famiglia Silvagni, 22 febbraio 2005, eccola lei, che ha vinto l'anno scorso a Padova, a poco esattamente, la numero 5, Valentina Zanzi, della Real Tour. Della piazza che ha ospitato le operazioni preliminari, quindi ragazzi ancora un istante, lasciamo averci dato la possibilità di essere qui stamattina, quindi da tutti voi un applauso, la Hobby Bike per la General System, Fabio De Carolis è la direzione corsa che transita in questo istante le maglie della NBN Chianciano, salute alla svolta a destra, eccoci qua con la diretta Facebook sulla pagina OP Bike con il dorsale 11, le maglie della OP Bike tra le primissime. Classificata e le faremo salire sul podio di questo Memorial Giuliano Renzi, eccolo qua, l'arrivo, l'epilogo, eccolo qua, la vittoria, la dorsale 19, Emma Meucci, seconda posizione per la dorsale 9, Melissa Urbinati e via via tutte le altre, dunque vittoria che va in Toscana per i colori del Campi Bisenzio, si impone nel quarto trofeo Giuliano Renzi. Facciamo un passo avanti Anita, facciamoci vedere. I tifosi non ti mancano, quindi un terzo posto, inizia la grande questo 2019. Io mi sono stata sempre accanto, sono venuta qui un pochino demoralizzata perché pensavo di non riuscire a farcela, invece qui ho dato il massimo. Qua. Complimenti intanto, guarda quanti tifosi, quanti applausi, un arrivo che ti si addice particolarmente perché l'anno scorso hai preso le misure, sei arrivata quarta, quest'anno non hai regalato niente, sei arrivata a braccia alzate. Sì, perché comunque ero la più grande e in confronto a delle altre ragazze del primo anno, sì che sono riuscita a prendere la volata lunga e ce l'ho fatta resistendo a arrivare prima.
solo per questa ragazza di guida la corsa, 35 secondi, anche le maglie dell'Olimpia Valdarnese tra i primissimi del gruppo, 35 secondi il ritardo, 35 secondi di ritardo, era Serena. Parte il nostro cronometro per Asia Ranucci, ancora per finale del quarto trofeo Giuliano Renzi, donne allieve, è un bellissimo testa a testa, c'è la Ciabocco con la maglia fucsia, c'è la Cipressi al suo fianco, c'è la Miotto, è un bel testa a testa, è un bellissimo testa a testa, con la Miotto, Giulia Miotto va a prendersi il successo, l'applauso anche per le altre che sono arrivate, arriva Elisa Fedeli. Attendiamo l'ufficialità per la seconda e per la terza, bellissimo questo testa a testa con la vittoria che va in Veneto alla Padovana Giulia Miotto del Club Ciclistico Este, l'applauso per una straordinaria Asia Ranucci, grande e sprint già lanciato, le maglie del Campi Bisenzio in prima posizione, le maglie della Chianciano Salute NPN, ma è un finale ancora una volta bello, emozionante per la volata del gruppo con il dorsale 86 e Sabrina 27 della Campi Bisenzio che va a prendersi la sesta posizione. Facciamo un applauso a tutte ragazzi, signori, facciamo un applauso a tutti, a tutte. Quest'anno sì, per fortuna. Me l'aspettavo tanto perché l'anno scorso non sono riuscita a vincere e quindi volevo farlo. Ecco, conoscevi benissimo questo arrivo, hai già corso qui l'anno scorso e l'emozione della prima vittoria, prima gara, prima vittoria, cosa significa? Beh, non ho mai corso in questo circuito. Trofeo Giuliano Renzi, donne allieve, i 50 km volati in 1:28, la media dei 34.091 dal Veneto, dalla provincia di Padova, per i colori del Club Ciclistico Este, voglio l'applauso per Giulia Miotto! Stefano,